Buongiorno. Da oggi troverete in edicola questo malloppone, che è finalmente il risultato di un sogno che tanti di noi alla Bonelli avevano, cioè di ristampare, rieditare in realtà, no? Con cura, con redazioni nuovi, no? E con correzioni. Alcuni classici moderni del periodo che va dagli anni Ottanta ai nostri giorni, delle avventure più epiche della nostra casa editrice. Beh, perché cominciamo con Zagor? Innanzitutto perché Zagor è uno dei personaggi più importanti, uno di quelli che contraddistinguono la casa editrice ed è stato creato, come sapete, da Sergio Bonelli in persona, col suo pseudonimo Guido Nolitta, il nostro grande editore che tutti ricordiamo. Questa storia è una mia storia. Non è che cominciamo con la mia storia semplicemente perché la serie per il momento la curo io, no. È perché questa storia è un'avventura di Zagor in Texas, che fu disegnata da Stefano Andreucci negli anni 90, ha avuto un seguito che uscirà tra 2 mesi, Fratelli di Sangue, che fu disegnato invece dal grande Carlo Raffaele Marcello, ma sono anche le prime 2 parti di una saga che io avevo in mente di continuare, che non ho continuato allora perché sono passato a fare altro, ma che finalmente avrà la sua 3ª parte. Questa è la copertina intanto originale di Piccinelli, perché sono copertine inedite della seconda storia di questa serie. Avrà un seguito, e questo è il motivo occasionale, no? Per cui pubblichiamo queste 2 storie all'inizio di questa nuova serie, nel fatidico e tanto atteso, questa è una copertina provvisoria, non guardate i colori, non guardate, non è ancora completa, disegnata da Dotti, dell'incontro tra Tex e Zagor che apparirà sullo speciale Tex Wheeler di Natale. Ebbene, quindi però, anche se cominciamo con Zagor e con questa saga dei fratelli di sangue, Adam Crane, Deacon Bill, Lupo Grigio, alla ricerca del tesoro perduto dei Monti Wichita e nella loro lotta fratricida tra Rangers e Comanche, eccetera, eccetera, e vedremo anche nella 3ª parte dei personaggi storici come Quanah Parker, il giovane Quanah Parker in azione insieme al giovane Tex Wheeler, ebbene, questa serie avrà, si spera, uno sviluppo, quindi oltre a Zagor pubblicheremo altri personaggi della casa editrice, ovviamente Tex, ma non solo. La 3ª puntata, il 3º episodio che uscirà l'anno prossimo, abbiamo già scelto una saga, anche questa di Carlo Raffaele Marcello e mia, ovviamente, siccome non voglio essere solo io l'autore di questa serie, vedremo poi storie di Burattini, vedremo storie di Nathan Never, vedremo storie di Mister No, ci saranno di Claudio Nizzi, ovviamente, e del grande Gianluigi Bonelli, per cui ci saranno tutti alcuni dei classici moderni di Tex Wheeler usciranno in questa serie bimestrale. Che altro dire? A me questi mallopponi piacciono molto, sono veramente gradevoli da leggere, e per una volta queste storie vengono pubblicate integrali in un solo volume, come dei romanzi e fumetti quali effettivamente sono. Io spero che molti di voi, a cui questo episodio manca, o l'hanno perso, o lo vogliono rileggere in ordine, si precipitino in edicola, perché è grazie a voi, cari lettori, che noi possiamo coronare i nostri sogni, andare avanti e farvi leggere molte delle nostre storie nuove, vecchie, classiche o moderne, come Comancheros.